Parliamo di lavoro, Cinzia, abbiamo un ospite molto importante oggi. Sì, 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 argomento anche molto molto interessante. Abbiamo il direttore Ascom, Roberto Campici. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Parliamo un po' di lavoro, mi sembra sia l'argomento più delicato degli ultimi tempi. Facciamo qualche domanda, abbiamo delle domandine così veloci veloci. Cinzia. Beh, iniziamo subito a parlare della cassa integrazione. Quando arrivano questi soldini? Che domanda, io... Partiamo subito in quarta, sì. È una bellissima domanda. Allora, potrei rispondere molto seccamente dicendo: ma di che periodo stiamo parlando? Se parliamo di marzo, marzo. Se parliamo di marzo, secondo le previsioni ottimistiche del Ministero, entro il 17 aprile doveva già essere arrivato tutto. Ma qualsiasi persona che faccia questo tipo di professione come la mia, o il consulente del lavoro, la situazione di categoria, insomma, sa che la cosa non era possibile, era troppo ottimistica. Quindi dal 17 aprile hanno cominciato a pagare qualcosa, ad oggi non abbiamo ancora concluso il giro, ma c'è anche un motivo abbastanza tecnico. Noi stiamo parlando molto, se mi date due minuti magari questa cosa è importante, perché sì. Vai direttore. I motivi. Allora, noi stiamo parlando genericamente sempre di cassa integrazione, ma in realtà i cosiddetti tecnicamente chiamati ammortizzatori sociali non è solo la cassa integrazione, ma ne abbiamo almeno quattro sul campo. C'è la cassa integrazione ordinaria, che è quella per capirci che utilizzano normalmente le aziende industriali. C'è la cassa integrazione in deroga, che è quella che utilizzano le aziende, micro aziende fino a 5 dipendenti. Abbiamo i fondi di integrazione salariale dell'INPS, che riguardano una fascia dai 6 ai 15 dipendenti, e poi abbiamo dei fondi che sono legati a particolari categorie di attività, tipo quelle dell'artigianato. Allora, perché faccio questa premessa? Perché ognuna di queste cose che chiamiamo genericamente cassa integrazione hanno dei metodi, dei protocolli diversi. E quindi vi faccio un esempio: i FIS, che sono i fondi di integrazione salariale dai 6 ai 15 dipendenti, le autorizzazioni hanno cominciato ad arrivare a fine di aprile, e parliamo di autorizzazioni di marzo. Quindi va da sé che purtroppo, siccome le procedure sono diversificate, va da sé che le cose si stanno allungando. Noi avevamo previsto, come Centro Studi Commercio, e anche ho visto parecchie risposte dell'ordine di consulenti, della Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro, che teoricamente entro il 15 di maggio le casse di marzo dovrebbero essere pagate, però ripeto, non sono previsioni che siano avvalorate da dati certi. Devo dire che abbiamo una buona notizia, visto che siamo in diretta online. Luca ci fa sapere che la categoria parrucchieri ha già ricevuto i soldini. Certo. Per fortuna, almeno qualcuno. No, perché quelli fanno parte di quei fondi bilaterali, nel caso specifico dell'artigianato, che avendo delle risorse dirette sono intervenuti per primi. Bene. Quindi, mentre per esempio la cassa integrazione in deroga, che è quella più utilizzata dalle microimprese, quelle ha un protocollo, c'è un'autorizzazione della regione, poi dell'INPS, poi ritorna la rendicontazione, ma è una cosa molto più strutturata e complicata. Ma comunque speriamo che entro il 15 di maggio arrivino perlomeno la maggior parte delle, anche perché noi confidiamo sul potere d'acquisto di questi dipendenti. Giusto, sono sì. A casa senza stipendio è dura perché non riapriamo le attività, che poi una volta riaperte non ci sia chi spende. Esatto. Buonanotte. Non ci risolleviamo più. Direttore, delle volte noi diciamo vabbè, la cassa integrazione prendo il 20% in meno, ma non è così semplice, giusto? No, anche qui bisogna fare dei distinguo. Allora, la cassa integrazione paga, ma una qualsiasi di quegli ammortizzatori che abbiamo detto prima, qua c'è una cosa uniforme, paga l'80% della retribuzione, ma ci sono dei massimali. Se la mia retribuzione imponibile da dipendente normale è una retribuzione uguale o inferiore ai 2160 euro, 2159,48, io al massimo mi porto a casa
940 euro lordi, che poi devono essere tassati con le aliquote IRPEF di riferimento, quindi vari scaglioni. Quindi se vado oltre i 2159, il massimo che mi porta a casa è 1129,66 lordi. Allora capite bene che se uno aveva 2000 euro di stipendio fino a ieri, si porta a casa massimo 1129 euro lordi. Tassati diventeranno 900, 950. Cioè, lo Stato non ci rimette mai, lo Stato si porta sempre a casa la sua parte. Questo è il dramma, questo è il dramma, purtroppo, che non c'è più il potere d'acquisto di prima. Questo ormai ce lo dobbiamo fare una ragione e dobbiamo conviverci. Parliamo di un'altra cosa molto importante. I genitori sono sul piede di guerra da un certo punto di vista, anche per il problema scuola eccetera, ma si sa qualcosa del bonus babysitting? Sì, in realtà ce ne sono due novità, ormai il decreto è di marzo e poi l'hanno esteso anche ad aprile. Le novità non solo per il babysitting, ma sono due cose: i congedi parentali e il bonus babysitting. Perché? Perché hanno chiuso le scuole e ovviamente se tutti e due i genitori lavorano, il figlio o andava a spasso, anche se era molto piccolino, oppure si doveva cercare un modo per tamponare questa situazione. Sì, sono due provvedimenti. In realtà io non ho contezza della percentuale delle richieste, però mi dicono che sono abbastanza corpose. Allora, per quanto riguarda il babysitting, è un assegno che viene erogato per i presupposti è che i due genitori devono lavorare tutti e due, sì. Quindi se uno di due non lavora, questo non lo otterranno mai. Però se lavorano è un assegno che viene erogato dall'INPS attraverso una procedura semplificata che serve per assumere una babysitter per il proprio bambino. Basta che il bambino abbia meno di 12 anni. Ah, meno di 12 anni. E questo è alternativo ai 15 giorni di, lo chiamano congedo parentale, sì, che viene sempre pagato dall'INPS al 50% della retribuzione. E sempre con lo stesso criterio, un bambino che abbia meno di 12 anni. Per quanto riguarda invece, poi ti lasciamo andare, so che sei impegnatissimo, sì. Ma sti bonus da 100 euro di marzo dove li mettiamo? Dove lo mettiamo? Dove l'abbiamo messo? Perché abbiamo cominciato a pagare con la retribuzione di aprile, qua purtroppo c'è stato un problema. Allora, anche qui il decreto era di marzo, però per applicarlo abbiamo dovuto aspettare, come sempre in Italia, sai, si fanno i decreti, si legifera, ma poi si deve aspettare o una risoluzione o un regolamento che spieghi come fare, come applicare il decreto. Abbiamo dovuto aspettare una circolare e una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dei primi di aprile. L'ultima è del 9 aprile. Allora, che cos'è questo bonus di 100 euro? Praticamente hanno introdotto questo sorta di premio non tassato per tutti i lavoratori che in qualche modo sono stati costretti ad andare al lavoro nel periodo di marzo. Esclusi, purtroppo, questo l'ha specificato bene l'ultima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, tutti i lavoratori che hanno lavorato in ogni caso però da casa col sistema del lavoro agile o come viene ormai chiamato molto comunemente smart working. Quindi se un dipendente nel mese di marzo ha lavorato tutto il mese in azienda, ci sono delle attività che sono rimaste aperte, per esempio i supermercati, quindi quel dipendente si porta a casa i 100 euro. Se invece un dipendente ha lavorato metà mese in azienda e poi magari ha fatto l'altra metà del mese in ferie, se ne porta a casa 50, viene riproporzionato tutti ai giorni di lavoro. Stesso discorso se ha fatto lavoro da casa o se è andato in azienda. Se ha lavorato da casa tutto il mese non si porta a casa nulla. Nulla, perché non ha rischiato, ecco, diciamo i così. I limiti sono 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente percepiti nel 2019, quindi chi ha superato quel reddito nel 2019, in ogni caso, anche se ha lavorato in azienda, non percepisce un euro.
quel cifrone di 100 euro che si fa al supermercato una volta. Ma hai guadagnato 40.000 euro, sei ricchissimo, cosa vuoi? Vabbè, anche quello, 100 euro. Volevo aggiungere una cosa, me l'ho dimenticato prima di dire sul babysitting, sull'assegno che è di 600 euro per la maggior parte dei lavoratori, per quelli invece impiegati in purtroppo mansioni molto a rischio, tipo chi lavora in ospedale, i poliziotti, insomma, qui l'assegno è di 1.000 euro. Ecco, tutte queste cose qua nel decretone di aprile, che ormai è diventato il decretone di maggio, perché ne sentiamo parlare ormai da 15 giorni, ma non abbiamo ancora visto niente di pubblicato, dovrebbe essere prorogato sia la cassa integrazione, che per adesso, insomma, siamo arrivati a 9 settimane, le vogliono portare a 18, possibilità di usufruirne fino ad ottobre, ma sono tutte cose, ripeto, che sono inserite in questo decreto che, ripeto, si chiamava decreto di aprile, adesso si chiama di maggio, perché ormai abbiamo sforato, speriamo che non diventi il decreto di giugno. No, la parola decreto non la sentiamo mai, cioè la prima volta che la sentiamo, la parola decreto è nuova per noi. Repubblica fondata sui decreti, dimmi, direttore. I DPCM ultimamente sono molto in moda. Come le figurine Panini di una volta, le facciamo la raccolta. Allora, Roberto Campici, direttore ASCOM, grazie direttore, buon lavoro, grazie per il tempo che ci hai concesso. A voi, a risentirci.